Buongiorno, oggi parliamo della legge quadro sull'ordinamento della polizia locale e partiamo dalla lettura dei singoli articoli di questa legge. È una legge nazionale, la numero 65 del 1986, ed è il punto di riferimento per quanto riguarda la disciplina della polizia locale. Chi fa, a chi è, cosa fa, le funzioni, le responsabilità, le attribuzioni, le relazioni con le altre forze di polizia e i regolamenti. E infatti vedremo che la legge quadro è un riferimento molto generale. Spetterà poi alle regioni organizzare, nel dettaglio il servizio di polizia locale. Ed è per questo che vediamo che da regione a regione può differire, ad esempio, l'auto di servizio della polizia locale, oppure la divisa. Ricordarci questi particolari ci ricorda che la disciplina della polizia locale prevede una normativa quadro di riferimento nazionale, ma poi ci sono leggi regionali. Ciascuna regione quindi ha la propria norma di riferimento, la propria legge di riferimento. E per preparare i concorsi bisogna sì studiare la legge 65 dell'86, ma bisogna anche studiare la legge della regione presso la quale noi andiamo a svolgere il concorso. Vediamo l'articolo 1, servizio di polizia locale. Quindi, generalmente parliamo di servizio di polizia locale quando ci riferiamo a un'attività di polizia locale. Vedremo poi come può essere organizzato questo servizio. Attenzione ai termini che sono comunque molto importanti. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine può essere appositamente organizzato un servizio di polizia locale. I comuni possono gestire il servizio nelle forme associative previste dalla legge. Quindi l'articolo 1 ci dice che lo Stato attribuisce questa funzione ai comuni e i comuni la possono esercitare in varie forme. Queste forme sono disciplinate sempre da questa legge e le vedremo nei commi successivi, negli articoli successivi. Articolo 2. Funzioni del sindaco. Il sindaco o l'assessore da lui delegato nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. Il sindaco è una sorta di capo supremo, passatemi il termine, della polizia locale e del comandante. Infatti è il sindaco che impartisce le direttive. Per esempio, sarà il sindaco che dirà: date la priorità al controllo delle attività commerciali, piuttosto che la priorità è la circolazione stradale. Queste sono le funzioni che esercita il sindaco. Articolo 3. Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale. Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco quando ne venga fatta per specifiche operazioni motivata richiesta delle competenti autorità. Cosa dice l'articolo 3? La polizia locale ha delle attribuzioni sue proprie che gli sono attribuite con questa legge e le vedremo successivamente. In via eccezionale, in via straordinaria, quando il sindaco lo dispone, quindi ci sarà un atto apposito, la polizia locale collabora con le forze di polizia dello Stato. Quali sono? La polizia di Stato con la specialità della polizia stradale, carabinieri e carabinieri forestali, guardia di finanza. Queste sono le forze di polizia dello Stato. Può anche esserci un atto del sindaco con il quale si prevede che all'occorrenza la polizia locale presti collaborazione alle forze di polizia dello Stato. Comunque deve esserci un atto del sindaco, non è una cosa che avviene ordinariamente. Le funzioni di polizia locale sono specifiche, sono previste in questa legge e sono diverse dalle funzioni che svolge la polizia statale. Articolo 4. Regolamento comunale del servizio di polizia municipale. I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale. Attenzione, dice i comuni singoli o associati. Vi ricordate l'articolo 1, il comma 2, che diceva che i comuni possono organizzare il servizio nelle forme previste
dalla presente legge, ecco, non abbiamo ancora parlato di queste forme. Comunque, una delle forme in cui può essere organizzato il servizio è quella dei consorzi o delle unioni. Ci possono essere dei consorzi di comuni che svolgono determinati servizi insieme. Ci sono i consorzi per i servizi sociali, ci sono i consorzi per la polizia locale. Oppure l'unione di comuni, più comuni, magari particolarmente piccoli, si uniscono tutte le funzioni amministrative che svolgono, tra cui anche quella di polizia locale. Quindi nel caso in cui il servizio sia istituito dal singolo comune, sarà il comune che adotterà il regolamento. Nel caso in cui invece c'è un consorzio, quindi comuni che rimangono enti autonomi, ma solo ed esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di polizia locale hanno istituito un consorzio, saranno comunque i sindaci uniti in consorzio che adotteranno questo regolamento. Se c'è l'unione di comuni, sarà l'unione, che dobbiamo concepirla come un ente, che andrà ad adottare questo regolamento. È un piccolo anticipo di quello che vedremo dopo sulle forme associative. Comunque, i comuni singoli o associati, in caso di consorzio o unione, adottano il regolamento che disciplina il servizio di polizia municipale. Cosa contiene questo regolamento? Deve assolutamente contenere le attività vengano svolte in uniforme e possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato. Che i distacchi e i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. Che l'ambito ordinario dell'attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato. Che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari. Sono autorizzate le missioni esterne al territorio per i soli fini di collegamento e di rappresentanza. Le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, per rinforzi, altri corpi e servizi in particolare, occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate e di esse va data previa comunicazione al prefetto. Questi sono dei limiti, se vogliamo vedere, alle funzioni di polizia. La funzione di polizia, si può essere esercitata nel territorio del comune presso il quale si presta il servizio. Non posso andare nel comune a fianco, salvo che ci siano accordi particolari, come nei casi elencati. Servono sempre degli atti appositi o delle autorizzazioni. Questo articolo è molto semplice e intuitivo. Ricordiamoci che le funzioni si possono svolgere nel territorio del comune, non fuori, salvo che io vedo una macchina che sorpassa dove c'è la doppia riga continua, accendo il lampeggiante e la inseguo. Questa macchina esce dal territorio comunale presso il quale io svolgo il servizio, posso continuare ad inseguirla. Articolo 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza. Il personale che svolge servizio di polizia municipale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai responsabili di servizio o del corpo o agli addetti al coordinamento e al controllo. Esercita inoltre la funzione di servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico sulle norme di circolazione stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 3 della legge quadro. E inoltre, a tal fine, il prefetto conferisce al suddetto personale previa comunicazione del sindaco la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti: godimento di diritti civili e politici, non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza
polizia qualora accerti il venir meno di alcuni dei suddetti requisiti. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco. Gli addetti al servizio di polizia municipale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, possono, previa deliberazione in tal senso dal Consiglio Comunale, portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti nei rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Cosa ci sta dicendo questo articolo? Ci dice che l'agente di polizia locale, l'ufficiale di polizia locale, oltre alle funzioni proprie di polizia amministrativa, in sostanza, svolge anche funzioni di polizia giudiziaria, funzioni di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Ci dice anche che queste funzioni non vengono acquisite nel momento in cui si firma il contratto con il comune per diventare agente di polizia locale, ma c'è un atto del prefetto che conferisce specificamente queste funzioni. E quando esercita queste funzioni, non l'agente o l'ufficiale di pubblica sicurezza non risponde al sindaco direttamente, ma dovrà interfacciarsi con l'autorità competente, l'autorità di pubblica sicurezza, che è il prefetto e il questore. È una funzione, possiamo vederla, aggiuntiva e particolare, tant'è che cambia l'autorità di riferimento. Articolo 6. Legislazione regionale in materia di polizia municipale. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge. Le regioni prevedono che la legge regionale, disciplini le norme generali per la istituzione del servizio, tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni, promuovere servizi ad iniziativa per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia, promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione, determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni e delle regioni, stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi della polizia e delle forze armate dello Stato. Cosa significa? Che la regione fa da raccordo tra tutti i comuni. I comuni gestiscono autonomamente il loro servizio di polizia locale, così come attribuito loro dalla legge, da questa legge, dallo Stato. Però la regione deve comunque coordinare. Ad esempio, sarebbe troppo dispendioso che ogni comune organizzasse l'aggiornamento per i propri agenti di polizia. È più economico che se ne occupi la regione, quindi la regione potrà organizzare i corsi necessari affinché il personale sia aggiornato sulle novità normative e giurisprudenziali. Allo stesso modo, l'uniforme, come abbiamo visto, è disciplinata dalla legge regionale. È bene leggere la legge regionale del comune in cui si trova. In cui si trova il comune presso il quale andiamo a svolgere il concorso. Articolo 7. Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico delle persone. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno 7 addetti possono istituire il corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento in conformità ai principi contenuti nella legge 93 dell'83. Quindi i comuni, in base al numero di abitanti, avranno il relativo numero di agenti. Quando il numero di agenti raggiunge il numero di 7, non parliamo più di semplice servizio di polizia locale, ma c'è un vero e proprio corpo. E quindi il comune dovrà adottare un apposito regolamento che disciplini il corpo di polizia locale. Ci sarà un comandante, un responsabile di servizio e
ci si atterrà a questo regolamento apposito. Spesso nei concorsi la domanda che capita, quando si parla di corpo di polizia locale, quando ci sono tre agenti, 7, 12, è una domanda ricorrente. Comma 2. Il regolamento di cui è il presente comma stabilisce il contingente numerico, il tipo di organizzazione del corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente temporanea, della suddivisione del comune in circoscrizioni territoriali, delle zone territoriali costituenti aree metropolitane. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola in responsabile del corpo, il cosiddetto comandante, addetti al coordinamento e al controllo, gli ufficiali operatori. L'organizzazione del corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone, dal criterio che le dotazioni organiche per le singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza. Nel corso di costituzione di associazioni, ai sensi dell'articolo 1,2, relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento. Come abbiamo detto prima, è possibile che i comuni si associino e formino dei consorzi, oppure ci siano già delle unioni di comuni e formino il servizio, il corpo di polizia locale. Con diciamo, l'atto con cui formano questa associazione, questo consorzio, devono anche adottare il regolamento che disciplina quanto previsto in questo articolo. Articolo 8. Titolo di studio. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per indipendenti degli enti locali. Facile. Articolo 9. Comandante del Corpo di Polizia Municipale. Il comandante è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina, dell'impegno tecnico operativo degli appartenenti al corpo. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti dello stato giuridico e delle leggi. Articolo 10. Trattamento economico del personale di polizia municipale è una frase di circostanza che troviamo anche nei bandi di concorso. Articolo 11. Comunicazione dei regolamenti comunali. I regolamenti comunali devono essere comunicati al Ministero dell'Interno. Quindi un comune adotta un regolamento che disciplina una funzione che lo Stato ha demandato al comune, è bene che il comune comunichi come regolamenta l'esercizio di questa funzione. Intuitivo. Articolo 12. Applicazione ed altri enti locali. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi. Stiamo parlando di unione consorzi. A questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune e dei suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti. Quindi, quando vediamo il comune istituisce il servizio di polizia locale, dovremo leggere l'unione, il consorzio istituisce il servizio di polizia locale. Articolo 13, decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10. L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dell'applicazione dell'accordo nazionale. Queste cose sono cose che ci interessano dopo l'assunzione, non al momento del concorso. Articolo 14. Copertura dell'onere finanziario. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Significa che i soldi per pagare gli agenti di polizia devono essere presi, messi nel bilancio comunale. Non è lo Stato che manda i soldi per pagare gli agenti di polizia locale. Questa è la legge quadro, è abbastanza semplice ed intuitiva ed è importante ricordarla perché dà delle definizioni come la definizione di corpo di polizia locale, le funzioni del comandante. E la competenza a disciplinare le divise, l'obbligo di svolgere il servizio in divisa, che possono capitare spesso nei quiz delle prove preselettive. Se volete avere maggiori dettagli sull'ordinamento della polizia locale, seguite il canale YouTube per essere informati quando ci sono i prossimi video.